Sono arrivate anche le nuove side pouch di Savotta. Queste sostituiscono le vecchie vertical pouch degli zaini Jacari e vanno ad integrarle con delle novità. Prima di iniziare a guardare come sono fatte, devo dirvi qualcosa sulle dimensioni, perché la più piccola è questa, di soli 4 litri di capacità, la più grande è questa da 12 litri di capacità. E in mezzo ci troviamo quella da 6 e quella da 8, quindi 4, 6, 8 e 12 litri di capacità. Per tutti i colori di Savotta, come al solito, trovate tutte le informazioni su backpacko.it e ve le lascio qui in descrizione, ma guardiamone una. Questa è una tasca che andrebbe benissimo su uno Jacari S, per esempio. La metti di lato, ne metti un'altra. Ecco, questo è importante, eh? Se aggiungiamo un carico da un lato, cerchiamo di compensare dall'altro lato con qualcosa di simile, altrimenti poi viaggiamo sempre scomodi e questo ci affatica molto di più rispetto a camminare con uno zaino ben equilibrato. Quindi vi direi di prenderle sempre a coppia o comunque con l'intenzione di lasciare una tasca da un lato e dall'altra eventualmente montare un portaborracce o qualcosa. Queste nuove tasche verticali sono particolari perché chiaramente hanno il loro sistema molle per essere agganciate allo zaino, ma hanno anche una serie di passanti qui davanti che ci permettono di passare la cinghia di compressione. Ora il Jacari S piccolino ne ha solo una, ma già la Jacari ML XL potremmo agganciarle tra le cinghie di compressione. L'apertura arriva fino a un certo punto, ma poi posso chiaramente aprirla come voglio. Qui vedete che io ci ho sistemato addirittura un tarp ed è uno degli usi che ne faccio di più quando vado in giro con lo zainetto piccolo, magari mi rendo conto che è troppo piccolo dopo averlo caricato. Ecco che il tarp finisce da un lato con tutti i picchetti, li sentite tintinnare da tutte le parti. Ok, abbiamo all'interno. Ah, chissà se ho una torcia per guardare meglio come è fatto dentro. Ecco, dovreste essere in grado di vederlo. Vediamo se si riesce, ma credo di sì. All'interno abbiamo una D-ring attaccato alla cinghietta di nylon che può servire sia per appendere la nostra pouch. Vedete come ad esempio con le due zip è questo, io sono in grado di appenderla a un albero. Le zip io le maltratto come mi pare, tanto sono Savotta. Ecco che all'interno abbiamo anche una tasca per mappe, documenti. Tra l'altro questa tasca va poi agganciata vicino allo zaino. Le nuove side pouch di Savotta sono arrivate su Backpacko.